Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i prodotti finiti del periodo. Di alcuni troverete la recensione, inci, dove trovare prodotti e prezzi, eccetera, giù nell'info box, che è il link appunto della recensione che ho fatto sul blog. Ho un po' dei problemi ultimamente con il blog, quindi non riesco a fare delle recensioni ultimamente, però di quello che c'è io vi metto tutti i link. Allora, parto con un bagnoschiuma per il corpo di Bottega Verde, frangipane. Questo credo non ci sia più. Non sapevo neanche di avercelo tra le scorte, l'ho trovato praticamente per caso, perché quando ho fatto il trasloco sono tornata dai miei, tante cose, cioè, si sono sperse in casa. Questo è stato un ritrovamento, una buonissima profumazione praticamente estiva. Niente, l'ho utilizzato, mi è piaciuto, ma non credo che si trovi ancora. Per le mani abbiamo utilizzato il sapone di Marsiglia vegetale e cenere vulcanica per mani, viso e corpo. Questo qua è del saponificio veneziano, si trova al Tigotà, è un prodotto non testato su animali e vegan, 100% energia verde. Pau di 12 mesi, l'avevo già utilizzato come bagnoschiuma, mi era piaciuto tantissimo, l'ho ripreso per le mani, è un ottimo prodotto, non secca le mani, non fa tantissima schiuma, la profumazione di questo prodotto mi fa impazzire, ve lo consiglio assolutamente, è un buonissimo prodotto. Per quanto riguarda di nuovo le mani, abbiamo terminato l'ennesima confezione di sapone liquido disinfettante Fresh and Clean, presidio medico chirurgico. Questa qua appunto è la ricarica che noi compriamo sempre, ci troviamo bene, è un buon prodotto, non secca le mani, ci laviamo le mani con questo prodotto quando torniamo da fuori. Buono, ne abbiamo altre due confezioni, quindi insomma lo utilizziamo frequentemente. Un altro prodotto che acquistiamo sempre è l'Intimo di Intima Più. Questo qua è quello attivo a pH 3.5, antibatterico naturale, ci piace tantissimo, ci troviamo bene, continuiamo a riacquistarlo. Si trova un po' da tutte le parti, Tigotà, Risparmio Casa, DM, si trova ovunque, è un buon prodotto, un bel boccione grosso, ve lo consiglio. Per quanto riguarda il viso, ho terminato il gel struccante purificante adatto a viso occhi 2 in 1, strucca e purifica della Garnier. Anche questo non sapevo di avercelo in scorta, era un altro prodotto ritrovato per pelli grasse o con imperfezioni. Mi è piaciuto molto, non mi ha dato problemi, non mi è andato a seccare o irritare la pelle, adatto veramente a chi ha una pelle grassa o mista, anche perché non ho una pelle particolarmente grassa. Buono, mi è piaciuto. Devo dire la verità, mi è piaciuto. Ho terminato poi il tonico di Alverde. Questo qua è quello con estratto di rosa selvatica, per pelli secche. Non mi è piaciuto perché si sente tantissimo la profumazione di alcol. Non mi ha dato problemi al viso, non mi ha irritato la pelle, non mi ha seccato la pelle, ma la profumazione di alcol è fortissima. Io vi dico che è al terzo e quarto posto l'alcol nell'inci, ma io ho provato tanti prodotti che hanno l'alcol così in alto nell'inci, ma la profumazione non è così forte, non si sente, quindi è proprio un problema di questo prodotto che, ripeto, non mi ha creato irritazioni, ma questa profumazione di alcol veramente stomachevole, mi dava proprio fastidio anche a respirare. Poi butto via questo spazzolino di Tiger, costa 1 euro, è in bambù vegano, questo qua è con setole medie, l'ho utilizzato per 2 settimane e poi ho dovuto buttarlo perché si era creata qui dietro la muffa, ma la muffa di quella spessa, bianca che sembra quasi pelo. Questi spazzolini in bambù durano molto meno rispetto a quelli in plastica. Io però devo dire che così poco solo questo, perché io sono abituata ad asciugare lo spazzolino, lo lascio respirare, quindi gli altri spazzolini in bambù dopo un po' ho dovuto buttarli via, ma si erano proprio aperti qui, insomma li avevo consumati tanto. Questo spazzolino l'ho utilizzato per 1 settimana e mezzo, quasi 2, e assolutamente no, costi 1 euro, ma no, perché se ne devo prendere uno ogni 2 settimane non ha senso, quindi sono tornata al mio spazzolino con le testine intercambiabili, mi trovo bene con quello. Questo sicuramente non lo andrò più a ricomprare.
Sempre per quanto riguarda i denti, io utilizzo dei dentifrici in polvere o in pasta, però continuo ad avere, ne ho un'altra che credo sia l'ultima, queste mini taglie di dentifricio dell'Himalaya. Questo qua è quello Sparkly White. Mi sono piaciuti, devo dire, tutti questi mini dentifrici dell'Himalaya, ma io non so dove si trovano perché non li trovo da punte parti. In ogni caso, sono buoni, hanno un po' un saporino quasi speziatino, però buono, fresco, lava bene i denti, ve lo consiglio. Poi ho terminato diverse mini taglie, cose che avevo perché mi sono data un po' lo smaltimento non solo dei campioncini ma delle mini taglie. Ne ho terminate un po' che erano nel calendario dell'avvento di Balea o di Alverde, di quest'anno o di qualche anno fa. Comunque, allora iniziamo con lo shampoo invernale per capelli stressati. Un ottimo shampoo, è la seconda mini taglia che utilizzo di questo shampoo. Ho comprato la full size. Perché di questo prodotto esiste la full size, se riesco vi metto una foto. Si trova solamente in inverno, è un prodotto limitato per quanto riguarda l'inverno, un prodotto che vi straconsiglio perché rende i capelli super morbidi, belli puliti, belli luminosi. Anche questo è un prodotto vegan, super consigliato, buonissimo, è una profumazione spettacolare. Sempre di Balea ho terminato questo doccia schiuma. Che però devo essere sincera, la profumazione dolcissima non mi ha fatto impazzire, come doccia schiuma, un ottimo doccia schiuma, ma la profumazione per me è un po' troppo dolce. Questa maschera viso idratante devo buttarla perché mi irritava tantissimo il viso. È un prodotto che non è scaduto perché qua abbiamo la data di scadenza e scade nel 2023, ma c'è qualcosa dentro questa maschera di Balea che non va bene con il mio viso, quindi la butto. Sempre Balea, ho poi terminato questi sali, no, questi sali, questo peeling per il corpo, una buonissima profumazione. Questi peeling per il corpo sono ottimi. Non li vado a comprare semplicemente perché preferisco non comprare questi prodotti monouso per non inquinare, ma comunque un ottimo prodotto. E poi questi erano due compresse effervescenti per i piedi a forma proprio di piedino, un buonissimo odore, carine, vi metto casomai la foto. L'odore è veramente buono, però niente di che, è uno sfizio in più. Per quanto riguarda il calendario invece di Alverde, ho terminato questo gel doccia che mi è piaciuto, ho fatto due docce con questo perché è un bel campioncino da 25 ml che mi è piaciuto. Poi ho terminato un altro gel doccia alla lavanda, anche questo buonissimo, mi è piaciuto tanto. E questo peeling doccia di Alverde che non vi aspettate chissà che effetto esfoliante, però comunque è un prodotto carino, ecco, niente di particolare. Poi ho terminato questa crema mani della Sien, questa è alla lavanda, non so se c'è ancora, non ne ho proprio idea. Terminato ora, ma acquistata un sacco di tempo fa, aveva una profumazione per quanto mi riguarda buona ma troppo forte, e sulle mani queste profumazioni forti a me non piacciono e non l'ho trovata neanche così tanto nutriente e idratante. Carina da utilizzare durante il giorno perché vi permette di fare tutto perché non vi lascia le mani unte, ma se volete qualcosa di strong, di bello nutriente, questa assolutamente no. Poi ho terminato delle mini taglie per i capelli di Bioert che mi sono piaciute veramente tanto. Allora, intanto ho terminato la maschera remineralizzante per tutti i tipi di capelli e il balsamo della stessa linea, sempre per tutti i tipi di capelli, spirulina e lavanda. Ottimi entrambi. Una buona profumazione, un po' erbacea ma non forte. Sono tutti e due vegan, certificati IAB. Lasciano capelli super morbidi, districano all'istante e non li vanno ad appesantire. Mi sono piaciuti entrambi e farò un pensierino sulla full size perché sono veramente ottimi. Ho terminato poi anche lo shampoo antiossidante per tutti i tipi di capelli. Anche questo shampoo l'ho trovato un ottimo shampoo, fa una buona schiuma, non secca i capelli, non irrita la cute e ne basta poco
Buono, mi è piaciuto molto, lava bene i capelli e poi ho utilizzato anche questo balsamo nutriente per doppia punta e capelli secchi. Questo qua, anche questo mi è piaciuto, ma rispetto agli altri due, secondo me questo ha un potere districante minore e quindi ho preferito gli altri due. Inoltre io non ho né le doppie punte né i capelli secchi, anche se non mi ha appesantito i capelli, però ecco, gli altri due mi sono piaciuti di più, l'altra maschera, l'altro balsamo. Secondo me sono più buoni. Ho terminato poi, vabbè, delle serviettine lisoform igienizzanti che mi piacciono, ma quelle, quali sono quelle che compro sempre? Fresh and Clean, mi sembra. Igienizzanti mi piacciono di più di queste, soprattutto per l'apertura, perché queste a un certo punto si aprono e poi si vanno a seccare. Ho terminato poi questo bagno doccia della linea Uva di Fisio Natura. Anche questo, buono, buona la profumazione. Ma non so se lo andrei a ricomprare. È un buon prodotto, una buona profumazione, ma non mi ha detto poi nulla di più. Sto utilizzando la crema corpo, la mini taglia uguale a questa, che ancora non ho finito. La crema corpo, devo dire che non mi piace per niente la profumazione. Ho terminato poi alcuni campioncini, sono pochi, quindi andrò veloce. Allora, due campioncini linea bouquet d'argento di bagno schiuma dell'erbolario che mi aveva dato Giulia. Mi piacciono, mi piace questa profumazione, ma mi piace solo nel bagno schiuma perché il profumo di questa linea secondo me è insopportabile. La crema corpo non ne parliamo, ma il bagno schiuma non so perché mi piace molto. Poi ho terminato altri campioncini di gel doccia, sempre trovati nel calendario dell'avvento di Alverde. Questo è il mandarino e questo non lo so perché è scritto in tedesco, non credo di poterci arrivare. Comunque, anche con questi ho fatto due docce. Buoni, non seccano la pelle, e i gel doccia di Alverde, comunque come quelli di Balea, sono tutti consigliati. Non consiglio di Alverde le creme doccia, proprio per quella consistenza che a me non piace. Per il resto li trovo uguali, cambia solamente la profumazione, quindi basta scegliere quella più adatta a noi. In ogni caso, buoni. Bene, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete terminato voi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!